occupanti di case, perché tanta gente non può accedere a certi servizi, e questo perché non hanno la residenza. E allora questo luogo, che è un luogo normale per tanti, può diventare un luogo nemico, un luogo che impedisce a tanta gente di vivere, di sopravvivere, di portare avanti la propria vita. Questi ragazzi che da ormai più di 3 settimane occupano 3 palazzine a Mirafiori, nell'ex villaggio olimpico dove tanti soldi pubblici sono stati buttati, sprecati, hanno bisogno di una residenza. E questo problema, con la crisi che avanza, ce l'hanno sempre di più anche tanti italiani che sono obbligati come loro ad occupare delle case. Per questo abbiamo fatto questa iniziativa oggi, come italiani, come rifugiati, come emigrati, come occupanti di case, che hanno bisogno di vedersi riconosciuto questo diritto fondamentale, che è il diritto alla residenza. Queste persone gli deve essere data la residenza in questi luoghi per poter accedere ad altri servizi e per poter cercarsi un lavoro e poter campare in questo paese. Non ci interessa, non vogliamo che si mettano contro gli italiani immigrati, quindi siamo venuti qua insieme oggi, vogliamo un incontro e vorremmo delle risposte concrete. Non siamo venuti a farci prendere in giro, siamo abbastanza per poter tornare tante altre volte qui. Oggi non abbiamo voluto interrompere un servizio che per tanti cittadini è fondamentale, anche per loro, per andare avanti nelle loro mansioni quotidiane, nei loro impegni. Però altre volte potremmo anche tornare e interrompere questo servizio. Siamo in tanti abbastanza per dare fastidio e quindi vorremmo che si apra una trattativa e che arrivino delle risposte concrete per tutte queste persone, italiane e rifugiati. Adesso lo scriviamo ai funzionari del comune perché siamo venuti qua oggi. Allora, Mohamed, spiega perché siamo venuti qua oggi, perché è importante la residenza. Noi siamo trovati la residenza, siamo so I don't have any documents. I want to be and get the documents to get the work. So I need to help the government to give me that resources.